Operazione Africo, smantellata rete di spaccio tra lo Zen e Carini, eseguite 9 misure cautelari personali e sequestrati beni per 200.000 euro. Si sarebbe proposto come ginecologo per palpeggiare alcune pazienti, ai domiciliari un medico specializzato in allergologia con studi a Palermo, Messina e Giarre. Da oggi tampone e vaccino alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, più di 200 immunizzati allo sperone. Domani, 28esimo anniversario del martirio di Padre Pino Puglisi, tante le iniziative promosse dalla Diocesi di Palermo e dal centro di accoglienza Padre Nostro. È partita ieri sera con il concerto di Stefano Bollani al Teatro di Verdura di Palermo la prima edizione del Sicilia Jazz Festival. Stasera si esibirà Samuel. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News di oggi martedì 14 settembre. Apriamo con la cronaca. Guardia di Finanza di Palermo, operazione Africo. Smantellata rete di spaccio tra lo Zen 2 e Carini. Eseguite 9 misure di custodia cautelare personali e sequestrati beni per 200.000 euro. Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Palermo che ha permesso di smantellare una rete di spaccio tra il quartiere Zen 2 e il comune di Carini. 9 persone raggiunte da misure cautelari e sequestro di beni per 200.000 euro. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo siciliano. L'operazione denominata Africo, condotta dagli specialisti della sezione antidroga del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle di Palermo tra l'inizio del 2018 e la metà del 2019, ha permesso di far luce su uno strutturato e proficuo commercio di diverse tipologie di sostanza stupefacente nel comprensorio di Carini e nel quartiere Zen 2 di Palermo. Nel corso delle indagini svolte con l'ausilio di videoriprese e intercettazioni telefoniche ambientali, gli investigatori hanno ricostruito l'operatività degli indagati che si sarebbero riforniti di cocaina, hashish e marijuana nel noto quartiere periferico palermitano per poi smistarla quotidianamente nella cittadina carinese. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti numerosi interventi repressivi che hanno portato al sequestro di circa 30 kg di droga e all'arresto in flagranza di reato di 8 persone, fra cui un ex addetto alla raccolta di rifiuti all'epoca in servizio presso l'azienda palermitana RAP, poi licenziato per giusta causa, intercettato dai militari mentre consegnava a domicilio le dosi di stupefacente durante il lavoro. Inoltre è emerso che gli spacciatori avrebbero venduto fino a 100 dosi al giorno di stupefacenti, sviluppando un fatturato annuo stimabile in almeno 1,5 milioni di euro. Due degli arrestati, peraltro, avrebbero inoltre, proprio nelle scorse settimane, ottenuto anche il reddito di cittadinanza per un ammontare di 800 euro mensili, un beneficio che, per effetto del provvedimento cautelare, verrà sospeso così come previsto dalla normativa in vigore. I finanzieri, attraverso il confronto e l'incrocio di informazioni delle banche dati, hanno potuto riscontrare l'assoluta sproporzione tra i beni nella disponibilità degli indagati e la capacità reddituale dichiarata, richiedendo l'applicazione di misure cautelari patrimoniali. Con lo stesso provvedimento il GIP ha quindi disposto il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari a circa 200.000 euro. E sull'operazione antidroga ascoltiamo Gianluca Angelini, comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo. Le indagini avviate sulla base di specifica attività investigativa svolta sul territorio hanno delineato due aggregati criminali dediti allo spaccio di stupefacenti nell'area territoriale compresa fra il quartiere Zen di Palermo e il comune di Carini. Le investigazioni basate su complesse attività di intercettazione telefonica ambientale, servizi di osservazione, pedinamento e riscontro hanno fatto emergere come alcuni degli indagati fossero uniti ancor prima che da propositi criminali da stretti legami parentali, tanto da poter tratteggiare quella che possiamo definire una vera e propria impresa criminal familiare in cui emerge la figura di un padre che, in accordo con la madre, è prodigo di consigli e insegnamenti per trasferire i segreti del mestiere al figlio. Peccato che nel caso specifico questi insegnamenti riguardassero le modalità di acquisto, cessione, taglio, confezionamento e custodia della droga, attività per la quale veniva coinvolta addirittura la nonna. Lo Zen, oltre a essere territorio di spaccio, era anche il luogo di approvvigionamento dello stupefacente che veniva poi collocato sulla piazza di Carini, in quanto lo Zen operava il soggetto di maggior spessore criminale, come tale riconosciuto anche dagli altri indagati,
in grado di movimentare importanti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana che nei dialoghi intercettati divenivano poi giubbotti, pesci, ciabatte o bottiglie d'acqua, termini utilizzati in modo illogico che chiaramente non riuscivano a celare la natura illecita dei traffici. Estesa era anche la rete di coloro che si occupavano della custodia e della consegna dello stupefacente. Complessivamente sono 26 gli indagati nel procedimento, fra i quali anche un soggetto che all'epoca dei fatti era dipendente della RAP, che per cercare di celare la natura illecita delle sue attività effettuava la consegna a domicilio della droga durante l'orario di servizio utilizzando i mezzi aziendali, convinto che così non sarebbe stato fermato dalle forze di polizia. Complessivamente, nel corso delle indagini, durate oltre un anno, sono stati accertati innumerevoli episodi di spaccio, centinaia ogni mese, con il sequestro di oltre 30 kg di stupefacente e l'arresto in flagranza di 8 soggetti. Gli indagati erano in grado di movimentare circa 5 kg al mese di stupefacente, generando un volume illecito di traffici che su base annuale può essere stimato in almeno 1,5 milioni di euro. Al fine poi di sottrarre ai responsabili dei reati ogni possibile beneficio economico connesso alle azioni delittuose, sono stati svolti specifici accertamenti economico-patrimoniali che hanno dimostrato l'assoluta sproporzione fra i redditi pressoché inesistenti dichiarati dai nuclei familiari degli indagati e i beni nella disponibilità, con il sequestro di attività d'impresa, beni immobili, autovetture, conti correnti e disponibilità finanziarie per un valore di circa 200.000 euro. Il contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti continua a essere un'attività fondamentale per sottrarre alle organizzazioni criminali importanti fonti di finanziamenti, considerati gli ingenti profitti illeciti che vengono generati. Altrettanto cruciale, un preciso impegno per la Guardia di Finanza è la connessa strategia di aggressione patrimoniale per individuare e sequestrare beni acquisiti in assenza di redditi illeciti, al fine di sterilizzare ogni possibile beneficio economico connesso alle azioni delittuose poste in essere. Mafia, il prefetto di Palermo firma un nuovo protocollo per la legalità e invita a rafforzare la prevenzione nei comuni. Rafforzare l'azione di prevenzione amministrativa dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'economia dei comuni di Balestrate, Ficarazzi, Roccamena e San Cipirello a garanzia di un sano sviluppo del territorio. Questo l'obiettivo, si afferma in una nota, che si intende perseguire con i protocolli di legalità sottoscritti dal prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, con queste amministrazioni per innalzare il livello dei presidi volti a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nei settori degli appalti e contratti pubblici, dell'urbanistica e dell'edilizia anche privata. Il protocollo prevede principalmente l'estensione delle cautele antimafia nella forma più rigorosa delle informazioni all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori e dagli appalti di lavori pubblici sotto soglia. Un ulteriore tassello nell'azione di promozione e tutela della legalità territoriale condotta dalla Prefettura di Palermo attraverso l'intensificazione del grado di cooperazione e collaborazione con gli enti locali. Ad oggi sono quindi 20 i protocolli di legalità stipulati con comuni della provincia. Il prefetto ha sottolineato l'esigenza che l'imprescindibile tutela della legalità sia congiunta con l'altrettanto necessario sviluppo di un territorio e della sua comunità, esigenza che assume particolare significato in siffatta congiuntura alla vigilia di una prevista e attesa fase di ripresa economica. Tenuto conto degli ambiti di applicazione del protocollo, con particolare riguardo al settore dell'edilizia che rappresenta una voce importante sotto il profilo dei correlati sbocchi occupazionali che può assumere, il prefetto ha richiamato l'attenzione degli amministratori locali sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, raccomandando un'attenta azione di vigilanza. Si sarebbe proposto come ginecologo per palpeggiare alcune pazienti ai domiciliari, un medico specializzato in allergologia con studi a Palermo, Messina e Giarre. L'accusa, violenza sessuale aggravata. I carabinieri della compagnia di Monreale, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un medico sessantenne indagato per il reato di violenza sessuale aggravata commesso nel corso di almeno 12 visite specialistiche ad alcune pazienti. Il medico, specializzato in allergologia, esercitava la propria attività in ambulatori privati siti a Palermo, Messina e Giarre.
Le indagini eseguite fra il maggio e il luglio 2021 dalla compagnia di Monreale e coordinate alla procura di Palermo hanno tratto origine dalla denuncia sporta da una paziente presunta vittima di abusi da parte dell'indagato, il quale avrebbe approfittato della visita allergologica e con la scusa di ulteriori necessità diagnostiche rispetto alla consulenza medica richiesta avrebbe costretto la donna a denudarsi e a subire palpeggiamenti in zone intime. Un'altra paziente ha successivamente confermato di essere stata anche lei vittima di analoghi comportamenti. I successivi accertamenti dei carabinieri di Monreale hanno messo in luce la condotta sistematica del medico, consistente in palpeggiamenti e le zone intime messi in atto solo nel corso di visite a pazienti giovani o piacenti, tutte tra i 20 e i 45 anni. Il medico avrebbe utilizzato il pretesto di doverle sottoporre ad approfonditi controlli di natura ginecologica e senologica, ambiti medici sui quali l'indagato millantava di possedere competenze specialistiche in realtà mai conseguite. Il quadro indiziario delineatosi a carico del medico, nonché l'abitualità della condotta contestata, hanno indotto il giudice per le indagini preliminari di Palermo ad applicare la richiamata misura cautelare. Le visite oggetto di indagine sono allo stato attuale 12 e le pazienti che hanno subito abusi da parte del medico sono in corso di esatta identificazione ed interrogatori. Da oggi tampone e vaccino alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Più di 200 immunizzati allo sperone. Alla Fiera del Mediterraneo arriva l'operazione tampone e vaccino. Da oggi ai tanti non vaccinati in fila ogni giorno per il test rapido sarà proposta fin dall'ingresso la vaccinazione. In tal modo la persona potrà eseguire comunque il test, ma gratuitamente, anziché al costo di 15 euro e immunizzarsi subito dopo, in modalità drive-in. Senza scendere dalla propria macchina potrà fare sia il colloquio con il medico sia il vaccino. L'iniziativa è della struttura commissariale in collaborazione con il Comando Militare dell'Esercito in Sicilia. Un team di sanitari militari è messo a disposizione della Fiera del Mediterraneo nell'ambito delle operazioni EOS che prevedono l'impiego di personale sanitario militare nella vaccinazione di prossimità. Ieri intanto giornata piena per la struttura commissariale sul fronte dei vaccini in trasferta. Allo Sperone si è svolta una nuova giornata di vaccini in quartiere, l'iniziativa che l'ufficio del commissario Covid di Palermo, Renato Costa, ha intrapreso da luglio per portare il vaccino alle persone fin sotto casa a titolo di incentivo. Oltre 200 coloro che hanno scelto di ricevere la prima dose, la maggior parte dei vaccinati, o la seconda dose nel proprio quartiere di residenza. Vaccino in gravidanza a Palermo, l'Open Day per le future e neomamme, una giornata interamente dedicata a rispondere alle domande delle donne in gravidanza e allattamento per fugare ogni dubbio sulla importanza del vaccino anti-Covid. L'opportunità di fare la vaccinazione in gravidanza è ormai sulle linee guida dell'organizzazione dei ginecologi italiani che recepiscono ovviamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La vaccinazione in gravidanza protegge la madre e il feto. Si è visto che molti feti nati da madre con Covid positiva sono prematuri, quindi la necessità di fare la vaccinazione protegge sia dalla prematurità fetale sia alla madre, dà una protezione perché si è visto che le madri Covid positivo una volta espletato il parto proprio per la situazione immunologica della gravidanza finiscono in terapia intensiva. L'infezione Covid in gravidanza sicuramente da dati numerosi adesso della letteratura può alterare il decorso della gravidanza, pertanto siamo favorevoli alla vaccinazione sia in gravidanza che in puerperio per i vantaggi notevoli sia per la paziente ma anche per il feto, che nel caso in cui la mamma purtroppo si ammala rischia un parto prematuro con le conseguenze della prematurità. Abbiamo avuto in questi tre anni, in queste tre ondate, circa 180 pazienti ricoverate. Per fortuna siamo riusciti a uscire indenni, nel senso che non abbiamo avuto delle situazioni di morte né materna né fetale. Allora è fondamentale, noi l'abbiamo sviluppato in questi anni di esperienza, che le donne si vaccinino anche in gravidanza,
meglio ancora se lo fanno prima della gravidanza, ma anche in gravidanza si devono vaccinare perché rischiano un parto pretermine, rischiano di aumentare il tasso delle patologie ostetriche tipo le gestosi, che sono molto pericolose, rischiano di lasciare un figlio orfano e altri che magari hanno a casa orfani, rischiano di contagiare tutta una comunità che gli sta intorno e in una situazione di maternità, in una situazione veramente spiacevole e certe volte drammatica. Non ci sono controindicazioni, assolutamente vaccinatevi. Lo dico con tutto il cuore perché è fondamentale. Domani 15 settembre, 28esimo anniversario del martirio di padre Pino Puglisi. Tante le iniziative promosse dalla diocesi di Palermo e dal centro di accoglienza Padre Nostro. I dettagli nell'intervista a Maurizio Artale, presidente del centro. 15 settembre, 28esimo anniversario del martirio di padre Pino Puglisi. Come vi siete preparati e quali sono le iniziative che metterete in campo domani? Ma ci siamo preparati come ogni anno con molto impegno e soprattutto per dare testimonianza e fare memoria di quella che è stata l'opera del Beato Giuseppe Puglisi. Ci sono tante iniziative, abbiamo cominciato già ieri con un convegno, c'è stato anche poi la presentazione del docufilm Ti ho seguito senza conoscerti al Teatro Biondo e continueranno questa sera con la veglia a Piazzale Nita Garibaldi e poi ci sarà domani la messa in cattedrale. E soprattutto la cosa più importante per noi è quello che ogni anno noi non ci limitiamo a fare soltanto un ricordo, ma la memoria con atti concreti. Qual è l'importanza proprio della memoria di una figura come quella di padre Pino Puglisi? Ma fare dimostrare con le persone che nonostante lui non sia più tra noi da 28 anni, la sua idea e le sue, come dire, tutto quello che lui ha seminato oggi ha dato i suoi frutti. Per esempio siamo riusciti a sensibilizzare le persone del quartiere per restituire a Brancaccio una strada che era diventata una discarica purtroppo abusiva ma pubblica. Abbiamo coinvolto detenuti in esecuzione penale, reddito di cittadinanza, carabinieri, polizia municipale, esercito, i volontari del centro. E venerdì 17 alle 11.30 riconsegneremo al territorio un'area riqualificata, metteremo il prato sintetico, insomma per fare capire che tutto nasce da quel sacrificio di 28 anni fa. Quindi non solo memoria ma anche una figura che continua a portare frutti concreti nel presente, quindi quali sono forse le iniziative più importanti oltre a quella che ha detto e questi frutti concreti? Il prodotto che si è realizzato, ecco, con questo docufilm ci dà la possibilità di portare all'interno delle carcere per esempio la figura di padre Pino Puglisi, noi lo facciamo da tanti anni, quest'anno approfondiamo, come dire, un aspetto diverso che dà l'opportunità anche a chi non lo ha conosciuto e quindi ci sarà una proiezione all'interno del Luciardone, una all'interno del Pagliarelli. Poi presenteremo un libro che sulle personalità famose, ecco, tutte quelle che hanno costituito poi un'associazione, ha costituito e ha raggruppato tutte le case memorie dei grandi personaggi e ognuno aveva una sua ricetta particolare. Padre Puglisi, per esempio, la sua ricetta era il carciofo bollito, che gli piaceva perché quel dolce che gli lasciava dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua. Quindi la semplicità anche in quello che mangiava. Il titolo del libro che verrà presentato sempre a Piazzale a Casa Museo è A tavola con i grandi. Ecco, quindi questa è anche una cosa che fa capire anche la semplicità nel mangiare di padre Puglisi. Domenica prossima, pulizia straordinaria della piazza della stazione centrale di Palermo. L'iniziativa nasce dall'impegno della Consulta delle Culture in collaborazione con la Martin Foundation, associazione nata durante la pandemia per supportare la comunità ghanese. Sentirsi a pieno titolo parte attiva del tessuto sociale di Palermo e voler contribuire praticamente a migliorare le criticità di una città in affanno. È così che nasce l'iniziativa che vedrà tra i protagonisti iscritti e simpatizzanti, ma soprattutto cittadini, in forza alla Consulta delle Culture e alla Martin Foundation, associazione nata durante la pandemia per supportare la comunità ghanese.
Al centro la Polizia delle Strade, nota dolente ormai da mesi di quella che fu la capitale della cultura nel 2018. Così, armati di scope e sacchetti, i volontari già alle 7 di mattina inizieranno questa pulizia straordinaria nella piazza della stazione centrale, il primo degli appuntamenti per incitare i residenti a prendersi maggiore cura della propria città. Vorrei invitare tutti a partecipare alla giornata di spazzamento delle strade e alcune piazze di Palermo, giorno 19 dalle 7 in poi. Quindi questa iniziativa è organizzata dall'associazione Martin Luther Foundation in collaborazione con la Consulta delle Culture. Ognuno deve fare la propria parte e collaborare per mantenere in modo decoroso la città di Palermo. Per poter vivere una città pulita e ordinata serve la collaborazione di tutti e l'osservanza di leggi e di norme. Saremo in circa una cinquantina di persone, saremo nella zona della stazione centrale per il primo giorno, per l'avvio veramente di questo progetto, questa attività di impegno sociale. Inizieremo sulle piazze della stazione centrale, proprio nella piazza della stazione, la fermata del 101, ci raduniamo lì e insieme inizieremo questo nuovo percorso. Avrete la collaborazione della RAP offerta dal Comune di Palermo? Sì, certo che c'è la RAP, il Comune di Palermo che ci accompagna e che ci sostiene, quindi non saremo da soli, saremo accompagnati da esperti e quindi sarà un impegno veramente che richiederà la presenza di tutti i cittadini. È un impegno che voi pensate di continuare nel corso dei mesi futuri o è una giornata fine a se stessa? È un percorso che vogliamo iniziare e continuare, in quanto per noi è un messaggio forte che vogliamo lanciare nella città di Palermo anche verso tutti i palermitani e non palermitani. Vogliamo fare un po' poesia la città, avanti la piazza e tutto, per dare mano alla comune. Ormai vi sentite palermitani al 100%? 100%. È la vostra città? È la vostra città, perché qui li viviamo, qui le prendiamo nostra vita, quindi dobbiamo sentire come non c'entra niente colore questo, però dobbiamo sentire palermitano. Quindi se essere palermitano, se qualcosa dobbiamo aiutare per fare crescere la città, dobbiamo fare. ZTL a Palermo. Nel primo giorno diminuiscono transiti e aumentano pass giornalieri. L'assessore Catania, obiettivo raggiunto, aria più pulita e a tutela della salute. Nel primo giorno di attivazione del nuovo sistema di controllo elettronico ai varchi della ZTL si è registrata una diminuzione del 25% dei transiti all'interno del centro storico di Palermo. Questa è la dimostrazione evidente che la misura funziona e contribuisce a limitare il traffico e a migliorare la qualità dell'aria. Lo ha dichiarato l'assessore alla mobilità Giusto Catania, commentando i dati forniti dalla Polizia Municipale, secondo cui nella giornata di ieri i transiti totali all'interno della ZTL sono stati 18.801 contro i 24.801 certificati lunedì 6 settembre. Secondo le informazioni della Polizia Municipale, diminuiscono anche i trasgressori. Infatti, lunedì 6 settembre i transiti sanzionabili sono stati 8.298, ma i varchi erano in testa e quindi i trasgressori non erano sanzionabili, mentre le sanzioni di ieri al netto dei pass giornalieri sono state 4.539. In aumento quindi i pass giornalieri, sono stati consumati 1.249 pass, la media di settembre fino a venerdì 10 è 594 pass al giorno, la media del 2021 è di 713 pass al giorno. La Polizia Municipale ha accertato che alcuni veicoli transitati irregolarmente in ZTL avevano il pass scaduto. Tra oggi e domani la SISP invierà una comunicazione via mail o sms ai trasgressori evidenziando la data di scadenza del pass. È la dimostrazione ulteriore che l'amministrazione comunale non utilizza la ZTL per fare cassa, come improvvidamente afferma qualche consigliere comunale, sottolinea Catania, ma limitare il traffico è un contributo importante alla tutela della salute delle palermitane e dei palermitani. Nel corso della giornata di ieri, infine, alcuni varchi sono stati disattivati per ragioni tecniche, con la dovuta segnalazione sul display. Stamattina i varchi di via Cadorna, Corso dei Mille, Angolo via Lincoln, via Carmelo Bardi e via Filangeli sono tornati regolarmente funzionanti ed attivi.
a Palermo la Settimana Europea della Mobilità, dedicata alla mobilità sostenibile ed ecologica. Ieri la presentazione del programma. Vediamo. Palermo partecipa a pieno titolo a questa Settimana Europea della Mobilità, insieme con tutte le grandi città europee che hanno fatto una scelta forte in tema di mobilità. L'attenzione per le biciclette e le piste ciclabili, il coinvolgimento della consulta delle biciclette, l'attenzione per quanto riguarda i monopattini e l'esigenza di una regolamentazione ancora più accurata per evitare che ci sia in qualche modo un clima di contrasto tra lo scorrimento della vita ogni giorno, specie nelle zone pedonali, e l'uso dei monopattini. Faremo d'intesa in un dibattito pubblico, verificheremo quali sono le scelte più opportune. Il tram, che è già una realtà non soltanto per le quattro linee già esistenti, ma anche per avere acquisito finanziamenti e risorse per altri 7 linee che sono interamente finanziate e che attendono soltanto di essere spese. Credo che si basterebbe questo per dire impegno all'amministrazione, che peraltro sosterrà anche economicamente con un bonus l'acquisto di auto elettriche, potenzierà il proprio parco di bike sharing, ovviamente continuando nell'azione certamente meritoria del car sharing. Il ventaglio delle proposte che sembravano alcuni anni fa utopia a Palermo, oggi invece è assolutamente completo, tratta soltanto di non fermarsi su questa strada della mobilità, appunto. E cambiamo decisamente argomento. È partita ieri con il concerto di Stefano Bollani al Teatro di Verdura di Palermo, la prima edizione del Sicilia Jazz Festival. Stasera si esibirà Samuel insieme all'Orchestra Jazz Siciliana, Roy Paci e Johnny Marsiglia. È stato il concerto di Stefano Bollani dal titolo Piano Variation on Jesus Christ Superstar ad inaugurare ieri sera la prima edizione del Sicilia Jazz Festival. Il concerto, sold out da settimane, emoziona il pubblico per questa versione inedita del capolavoro di Loy Weber e Rice. Piano Variation on Jesus Christ Superstar è una versione totalmente inedita, interamente strumentale per pianoforte solo, ma che custodisce come un tesoro l'originale. Ho scelto la forma del pianoforte solo perché la storia d'amore è tra l'opera rock e me, spiega Bollani. È una storia d'amore che cresce in bellezza se resta intima. Non bisogna però aspettarsi una trascrizione intera per pianoforte solista. Stefano Bollani, grato per l'eccezionale permesso ricevuto da Andrew Loy Weber di reinterpretare la sua opera cult, si è liberamente ma rispettosamente avvicinato al capolavoro improvvisando sui motivi originali e sulle canzoni, seguendo il suo guizzo giocoso e il suo spirito musicale, formato dalle tante tradizioni, dei tanti generi e incontri che hanno influenzato, forgiato e consolidato quello che è considerato il suo linguaggio artistico. A partire dall'album, Stefano Bollani si esibisce in concerto con Piano Variation on Jesus Christ Superstar, seguendo la trama della storia. Differentemente da quanto accade ai concerti del maestro, che non sale mai sul palco con una scaletta stabilita a priori, in questo caso Stefano Bollani desidera rispettare la struttura narrativa come punto fisso da cui partire per improvvisare ed elaborare fantasticamente l'opera originale all'interno dei singoli brani. Stasera, al suo secondo giorno, il Sicilia Jazz Festival entra nel vivo poiché, oltre all'evento clou del Teatro di Verdura, ove stasera è atteso il cantante Samuel con l'Orchestra Jazz Siciliana diretta da Domenico Rina e con gli ospiti speciali il trombettista Roy Paci e il rapper Johnny Marsiglia, comincia anche un ricco programma di concerti distribuiti tra il Teatro Santa Cecilia, lo Spasimo e il Chiostro della Gamma. Il Sicilia Jazz Festival è frutto dell'intesa tra l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, la Fondazione The Brass Group e i Conservatori di Musica Siciliana. L'organizzazione artistica e la produzione del Sicilia Jazz Festival è affidata alla Fondazione The Brass Group, ente a partecipazione pubblica.
E continuiamo a parlare di Sicilia Jazz Festival, tanti i musicisti che si susseguiranno fino a domenica. Alla presentazione della kermesse anche l'assessore regionale al turismo. Sentiamo. Finalmente stasera parte il Sicilia Jazz Festival, un evento che abbiamo fortemente voluto come assessorato allo sport e come Brass Group. Torna la grande musica in Sicilia, torna la grande musica a Palermo, patria del jazz, e su questo stiamo lavorando, per ridare nuovamente alla Sicilia il ruolo che gli spetta in un settore musicale davvero importante come quello del jazz. Siamo felicissimi, nomi importantissimi, le più belle location di Palermo saranno messe in mostra grazie a questo evento. E grazie soprattutto a tutti coloro che insieme a me, insieme all'assessorato, hanno messo in piedi un evento di carattere internazionale. Palermo e la Sicilia tornano protagonisti e di questo ne siamo fortemente felici. Lo spettacolo dello showman siciliano Sarasà Salvaggio, previsto a Palermo a Villa Filippina lo scorso venerdì 10 settembre alle ore 21:30, è stato spostato per motivi meteorologici a stasera 14 settembre alle ore 21. Per partecipare allo spettacolo saranno rispettate le normative anti-Covid-19, quindi sarà necessario esibire il Green Pass all'ingresso. Ecco, l'informazione anche per oggi è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima edizione di Media News e vi auguro buon proseguimento d'ascolto.